Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video dell'Impero delle Tenebre. Sono Kyo e oggi voglio parlare di un gioco che ho aspettato un bel po' a prendere, perché nel bene o nel male diciamo che c'era sempre qualcosa di meglio da prendere, e alla fine l'ho recuperato con i saldi di settembre. Anche perché settembre, come avrete capito da tutti i video che sto facendo, per me è un mese dedicato molto al retro gaming. Quindi l'idea di andare a prendere appunto questo vecchio classico per me non è affatto male. Infatti, chi non lo sapesse, Rainbow Cotton, che adesso è uscito per PS4 e PS5 cross-buy, e per adesso intendo che è un gioco di metà 2024, è in realtà la remastered di un titolo uscito a cavallo tra il 1999 e il 2000 per Dreamcast, e è anche, se non sbaglio, il primo Cotton ad essere completamente tridimensionale, perché infatti avevo già parlato anche dei primi giochi, trovate i video qua sul canale, che erano degli sparatutto a scorrimento laterale, per poi passare in alcuni livelli, in alcuni giochi successivi, a uno sparatutto con la visuale da dietro, un po' tipo Space Harrier. Perciò diciamo che questo nuova versione in realtà mi fa anche piacere, perché è proprio l'evoluzione della saga, e appunto Rainbow Cotton in questa nuova incarnazione, come avete visto, ha i sottotitoli in italiano, ha la possibilità di giocare in co-op, ma anche di giocare in retro mode, che permette di utilizzare diciamo le funzioni base del gioco come era concepito all'epoca, quindi ormai 24 anni fa. Qua possiamo mettere un po' di cose, o meglio abbassare la difficoltà. Però ci sono un po' di opzioni. Allora, non so se la versione Dreamcast fosse poi arrivata anche in Europa. Però diciamo che Cotton rimane Cotton perché ha questi intermezzi in stile anime, con una grafica un po' discutibile, perché la qualità delle animazioni passa da particolare, o meglio Dingo Picture, a anime degno di note in alcune sequenze. Però in confronto alle poche diciamo schermate che c'erano nei vecchi giochi, anche perché i primi titoli erano naturalmente in pixel art, questo è un passo in avanti gigantesco. Poi il fatto che uno sparatutto a scorrimento abbia comunque un minimo di storia a me fa sempre piacere, proprio perché si differenzia da quei giochi arcade che invece erano sì immediati, però facevano trasparire pochissimo dei personaggi, dell'ambientazione, mentre qui invece c'è un pochettino più di background. E si ritorna con le fatine in pericolo e Cotton, che in realtà di solito c'ha diciamo la voglia di farsi i cazzi suoi, perché lei vuole solo le caramelle.
però è una maga tipo svogliata e quindi non è che riesca ad avere grandi risultati. Infatti, alcuni giochi hanno anche il finale un pochettino, per così dire, agrodolce, perché c'ha un umorismo molto giapponese, diciamo. E anzi, se cercate qualcosa di veramente no sense, i vecchi giochi sono davvero ottimi. Anche perché i primi titoli, appunto, a fine degli anni 90 incarnavano perfettamente quel genere di sparatutto tipo Parodius, che erano incentrati appunto sulla follia e sul gameplay piuttosto che non sull'epicità, che invece era quella che avevano molti shooter di fine anni 80, in cui andavano appunto a presentare l'astronave che combatteva contro l'esercito spaziale e salvava il mondo. E qua invece no, c'è sta maghetta che è un po' rincoglionita e che si è fatta adescare in questa trappola surreale. E diciamo che l'animazione è quel che è, però mi fa piacere che ci sia. E ricordiamo, questa appunto è una versione rimasterizzata che però comunque rimane fedele all'originale, quindi non hanno ritoccato la grafica in sé, l'hanno un po' ripulita. Nella versione questa che sto giocando adesso, modernizzata, tra l'altro sto giocando la versione PS5, diciamo che anche il sistema di controllo è stato migliorato ed è più reattivo. Invece, se giochiamo retro mode, c'è il sistema di controllo classico che è un pochettino più legnoso. Però diciamo che è vero che c'è anche il doppiaggio, insomma. In realtà all'epoca, se l'avessi giocato nel 2000, mi sarebbe piaciuto. Anche se in quell'epoca non ero più tanto preso dagli shooter, perché con l'era PlayStation 1 e appunto anche il Dreamcast, cioè sul Dreamcast, che non ce l'avevo subito, l'ho recuperato dopo, giocavo cose come il King of Fighters e i vari Shenmue, Soul Calibur, quindi picchiaduro, giochi di ruolo, cose molto particolari. E così viene adescata, poveretta, a fare la guardiana, a sconfiggere i mostri. Diciamo che partiamo con il gameplay molto basico. Aia. Poi magari dovrei anche raccogliergli gli oggetti, perché non sono riuscito a spaccare la gabbia. Quanti colpi ci volevano? Ok, non ho ben capito cosa dovevo scegliere, però l'ho scelto.
diciamo che è molto molto incasinato, perché devo anche un po' capire come muovermi, spaccare le cose, e da quello che almeno dicono nella sinossi del gioco, oh, non riesco a liberare le fatine. Ci sono anche dei vivi, quindi c'è la possibilità di rigiocare i livelli più volte per trovare tutti i vari vivi e riuscire così a completare tutti i percorsi del gioco, che è una cosa che effettivamente nei vecchi giochi mancava. C'era qualche livello segreto, mi sembra, però era più legato alla bravura del giocatore che non alla scelta di un percorso. E poi il fatto che ci sia comunque una rigiocabilità non mi dispiace affatto. Adesso volevo vedere se c'era qualche opzione. Aia, adesso che ti arrivano da dietro anche. Devo spaccare quello, perché dovrebbero esserci anche delle opzioni per la grafica, ovvero il filtro CTR, o forse è direttamente nel diciamo nella modalità retro. Poi semmai ci diamo un'occhiata per vedere anche le differenze di controllo. A livello di stile artistico mi piace un sacco, perché rende il mondo di Cotton molto più moderno, tridimensionale. Aia. Poi magari se schivo è anche meglio. Alcune cose mi ricordano un po' Dreams. Vediamo se poi dopo il livello c'è il tea time con le tazze da tè che cadono da raccogliere. Abbiamo solo 5 crediti e visto che è una versione console non arcade, credo che non si possano aggiungere se non trovi delle vite extra o fai certi punteggi probabilmente. Quindi boh, vediamo. Ok, almeno un paio di fatine sono riuscito a liberarle. A livello di trofei è abbastanza impegnativo, perché bisogna anche liberare tutte le fatine, fare certi livelli e le boss fight in determinato tempo. E diciamo che è bello, è colorato, mi piace. Poi vabbè, lo sto giocando a facile, quindi è anche adesso abbastanza poco impegnativo, però ne ho presi di colpi per mia distrazione, visto che come al solito ci gioco facendo il video e non ho la piena attenzione. Boss fight. Bello, che lei non ha capito un cacchio di quello che succede, però va bene così.
Molto mangosa, tra l'altro, il modello 3D. Mi piace che grazie al 3D hanno appunto potuto fare anche le boss fight un pochettino più stilose da un punto di vista registico. Perché c'era già quello con i fondali tridimensionali. Che dava anche uno scorrimento diverso, adesso non mi ricordo bene i nomi perché poi li confondo ogni tanto. Ok. Molto più difficile di quello che pensavo. Ok, quindi bisogna fare le quattro location e poi il castello. No, volevo vedere. No, non mi permette. Vedi l'ambientazione. Volevo vedere se c'erano altre opzioni. Ma no, quindi vediamo un attimo il retro mod se lo mette di default. Sì, il retro mod ha i contorni ondulati con l'effetto CTR che rende molto più simile a quello che si giocava diciamo all'epoca, e la qualità si vede che è diversa. Effettivamente la versione, chiamiamola, modernizzata è molto più nitida, più fluida. A livello di controlli in realtà non ne sento la differenza, sono io che come al solito sono scarso, ripeto. Però è godibile. Tra l'altro un paio di cotton li ho anche platinati, perché bisognava sbattersi un po' a fare certi punteggi, però erano fattibili. Questo non so, devo guardare bene i trofei, devo entrare nel mood di nuovo dello sparatutto, che non è una cosa, diciamo, che sto facendo ultimamente, però grazie anche ad Unstream Arcade, come avrete visto in diversi video, sono ritornato appieno nel mood del retro gaming. Infatti, no, volevo andare di là a vedere se era un bivio vero. Sì, però qua picchiano molto di più in confronto a prima, probabilmente perché qua la difficoltà è normale. Quindi bisogna prenderci un po' la mano, perché questo, come molti altri shooter classici in realtà, si basa molto sul sapere da dove arrivano i nemici e dove vanno anche i loro colpi per riuscire a schivarli al meglio. Quindi basta solo un po' di pratica e di conoscenza del gioco per riuscire a migliorare. Io adesso sto andando un po' così alla cieca. E diciamo che in pratica è come avere quasi due giochi in uno. La co-op in realtà in questo caso non ha Rainbow Cotton più personaggi, ma ti permette di usare Silk, che è la fatina, come secondo, chiamiamolo, tiratore.
perciò abbiamo quell'aiuto. Invece in altri giochi, che adesso non vorrei dire appunto le cavolate, se era Panorama Cotton forse, c'era la possibilità di utilizzare anche appunto gli altri personaggi. Potevi anche scegliere di giocare nei panni degli altri comprimari della storia di Cotton, e quindi puoi giocare, però non mi sembra che potevi giocare in due, non ne sono sicuro. Adesso ho i ricordi un po' confusi dei vari giochi, però insomma, carino, molto molto carino. Io l'ho preso in saldo, se no purtroppo, in realtà neanche tanto, perché costa 19,99 a prezzo base, e in realtà solo alcuni di quelli più vecchi costano 9,99. Ci sono anche Cotton Fantasy e Cotton Reboot che costano 39,99, quindi diciamo che alla fin fine come prezzo era anche buono, ma aspettato che scendesse un pochettino per poterlo avere, diciamo, al prezzo più basso. Per il resto devo dire che non mi dispiace il design, non mi dispiace per niente il gameplay, molto valido, e io ve lo consiglio. Se avevate già giocato alcuni titoli di Cotton e vi era piaciuto, Rainbow Cotton secondo me è appunto la degna evoluzione di questa saga, e non vorrei dire che sia anche l'ultimo. Perché non mi sembra che ne abbiano fatti, per realtà ne hanno fatti un botto di Cotton. Guido. Sì, no, ne hanno fatti altri. In realtà no, perché l'altro che è uscito dopo è un Pachinko per la PlayStation 2 e il Pachinko vero e proprio in Giappone. E quindi in realtà sì, Rainbow Cotton è l'ultimo della saga originale. Mentre Cotton Reboot e Cotton Fantasy sono quelli moderni, usciti per gli arcade e la appunto PlayStation 4 nel 2021. Perciò in realtà li ho giocati tutti. Forse non ho giocato il primo, perché il primo no, non l'hanno ancora riconvertito, il Cotton Fantasy Night Dreams, ma hanno fatto Cotton 100%, Panorama Cotton, Cotton 2, che è quello del Saturn, Cotton Boomerang, Rainbow Cotton, che è questo, anche se in realtà appunto questa è la versione modernizzata, e poi Cotton Reboot e Cotton Fantasy, che all'epoca erano vere e proprie novità uscite nel 2021, e è per questo anche che hanno un prezzo così alto in confronto agli altri, che costano 40 euro l'uno. Perciò insomma, adesso che ho praticamente tutta la saga, devo dire che sono contento e ve lo consiglio. È comunque uno sparatutto arcade vecchio stile, ma proprio per questo è un bel gioco. Adesso che sono di nuovo nella fase retro gaming, lo apprezzo davvero tanto. Perciò io direi che ormai ho detto tutto, vi ringrazio come al solito per avermi seguito sin qui e vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Ok, questo è solo per guardare una cosa dei comandi, e niente, io direi che ho detto tutto, perciò io vi saluto e vi aspetto al prossimo video.